Eccoci qua, bentornati a una nuova puntata del Time Break. Time Break. Abbiamo detto che ritornavamo subito, eh. Cotto e mangiato. Tempo di reintegrarci con un po' di acqua, eh. Tabella, solo un po' d'acqua. Tabella di marcia è fitta. È fitta, è fitta. Dobbiamo recuperare le tappe perse. Sì, però. Però. Ancora è tempo. Basta. Poi gli spettatori si annoiano. Certo. Dobbiamo. Certo. Però sento. Può essere che ci sta qualcuno che si sta allenando. Quindi voglio andare a rubare. Andiamo a rubare qualcuno. Ma che ce lo danno il permesso. Andiamo a rubare qualcuno. Il coach non si offende, dai. No. Arriviamo subito. Se troviamo un po'. Sentiamo già il rumore della palla. Vediamo un po' chi possiamo prendere. Vediamo un po'. Poi sono un po' di atleti. C'è Peppino che ha appena tirato, pronto alla 17 a allenarsi, ma chi possiamo prendere? Ciao Cristian, ciao a tutti ragazzi, uno prendere. Prendiamo loro due? Quello scarso. Dai, prendiamo quelli scarsi, dai, prendiamo Niccolo e Francesco, dai. Vai, ragazzi. Buon botto, dai, grande Giulio, siete presente. Siete che sono carichi, siete che sono carichi. Entrate, vai. Eccoci qua, non vedevano l'ora, guarda qua, facce felici, capelli belli nuovi. Grazie. Dove li hai fatti i capelli? In Sicilia. Parla qui, in Sicilia, perché lei è originaria di? Ragusa. Ah, scusa, tuo padre. Pace è siciliano. Il famoso minghia. Quando ha risposto un messaggio un giorno. Tu invece hai appena finito di fare? Allenamento. Per si vede dal capello. Nellini pure, Nicolò. Non gioca mai. A volte. Tu devi sapere, io proprio, come ho detto nella precedente puntata, che ho arbitrato l'under 14. Cioè, ho arbitrato per due volte l'under 14. Nicolò non ha messo un tiro. Non è vero. La scorsa non ha messo 5 su 6. Però ho sbagliato la prima. Ho detto, tiri liberi. Ho sbagliato la prima. Infatti, poi si continuava a lamentare che io non li finisca a voi falli. Ci stanno ammazzando di botte. Cioè, quindi noi abbiamo preso il capitano dell'under 14 maschile, la capitana si dice dell'under 14 femminile, ma non fanno canestro. Dobbiamo prendere altro. Allora, noi sappiamo, a parte presentati, nome, cognome, a nascere il ruolo, vai. In che senso il ruolo? Ruolo in campo. Ricolò frattura, 14 anni, di Santa Maria in Baro. Playmaker. Prego. Francesca Tidone, 14 anni. Che faccio? fai il total boh, tutto quanto fai. Fai tutto. Io so, perché qualche anno fa vi ho incontrato, che avete iniziato il percorso mini basket insieme. Avete maciullato ogni tipo di squadra contender nei vari campi di mini basket. Confermate? Sì. Confermate? Era bello giocare insieme. Sì. Bello parlare con voi. Però di parlare con voi, parlare con i tuoi grandissimi fans, tantissimi spettatori che continuano a seguirci. Anzi, dite che devono seguirci. Dovete seguirci. Francesca non parla. Francesca non segue. Non seguiteci. Mi sa tanto come Alice, ti ricordi il podcast? Ma Alice lo sai che mi scrive, per piacere invitami al podcast, prima non voleva mai venire. Invece poi mi taci dar tasta sotto i commenti, gli ospitali. Potrà succedere anche con Francesco. Sì, sì. Vediamo. No, anche no. Di chiamare, no. No. Te non vai. Come era giocare insieme? Vi divertivate? Eravamo molto aggressivi, diciamo. E chi vi allenava? Anna Maria di Rocco. Grande Anna, salutiamo. Salutiamo sempre Anna, responsabile di mini basket. Sì, mi ricordo quando ho fatto una partita contro e ricordo benissimo che loro due si prendevano il gioco del sottoscritto. Però con i passaggi dietro schiena, mezzo alle gambe. Io dico, guarda sti due, guarda. Maledetti! Tutti e due ragazzi nell'azzurra, quindi comunque nati con il sangue del con il basket. Il basket. quello forse in mezzo al campo poi. Bravo, perché dice l'intensità, capito? Loro sono molto aggressivi, come ha detto prima Nicolò, e quindi loro mettono il sangue nel basket. Nicolò, sì. Nipote d'arte, salutiamo il carissimo Francesco Frattura.
E Francesca. Grande Francesco. Che è tuo? Zio. Nonché tuo ex? Allenatore. Grande. Che è figlio di? Domenico, frattura. Tuo? Nonno. Grande. Nonché ex? Allenatore di mio padre. Che ora è? Dirigente, under 14. Dirigente tutto, cioè Domenico fa tutto, orari, gestioni, dirigenti, lava i panni. Guarda, sì, sì. No, fa lui. E Francesca pure, comunque il papà, so, grande appassionato. Francesca. Presente al progetto Cup, grande prestazione. Non passava una palla. Non passa. Diciamo, utilizzava questo progetto Cup per rimembrare i suoi anni passati a giocare a basket, che ha giocato lui con Ragusa. No. Cioè, non parli di basket con il nostro medico. Santa Croce, però. Stasera non mangia. Solo dialogo. Oggi prescriviamo, siccome c'ha due genitori medici, sì. Ci permettiamo io e Jacopo di prescrivere a Francesca stasera una bella dose di dialogo, sì, con la famiglia, perché la prossima volta che ti intervistiamo devi sapere tutto. Okay. Dove ha giocato tuo padre, tua mamma, ha giocato a basket. Sicuro? Informa di bene, perché le tue risposte. Vabbè, che ho fatto anche il torneo scolastico, molto probabile. Comunque, dai, i nostri ragazzi sono bravi. Sì. Al di là delle camere non tanto, però in basket sono bravi, vero? E dove so che gira voce che saranno presenti, sono stati presenti? Sono stati presenti entrambi, parto prima dal maschietto, dalla femminuccia. Siamo cavalieri. Francesca, vuoi dirlo tu o faccio un intro e poi parli un po' tu? No, fai tu. Tutto? Jacopo, com'è stata l'esperienza? Non ti mandiamo fuori, prendiamo altri due? No, Francesca, sì, anche per questo di date, ha partecipato qualche settimana fa alla FIP Academy femminile dedicata a 5 regioni, quindi Abruzzo, Marche, Umbria, Basilicata e Molise, quindi lo so più lui che te, e allenati dal responsabile nazionale Giovanni Lucchesi. E dici un po' com'è andata, spendi questi 10 secondi, anche di più. No, va bene, è stata una bella esperienza, è stato molto impegnativo, però comunque ci siamo divertiti molto. Ed hai partecipato anche con la tua compagna di squadra, giusto? Sì, con Rihanna Ciommo. Che salutiamo, Rihanna Paola Ciommo, detta Randa Coimo. E che la tua compagna di squadra è l'Under 15. Che noi sappiamo che a breve andrete a fare un torneo. Il mare di Roma Trofia. Under 15. Nonché vi giocate la finale regionale Under 15, giusto? Lo sai che è uscita la seconda fase Under 14? No. Ti ho dato una news. C'era ancora la seconda fase Under 14. Mi è andata bene? Sì. 3 giorni di allenamenti intensi, hai dimostrato le tue abilità, destro, sinistro, tiro, terzo tempo, sì. Capriole, cadute, eccetera. Cadute soprattutto. E invece, tu hai partecipato settimana scorsa? Lui ha il GPS e il tempo nella testa, già. Sì. Hai partecipato, dici un po' tu. Che cosa? È al raduno regionale della categoria del 14. Che anche questa è, Edoardo, è dedicata poi a una selezione futura per regionale e poi nazionale, perché si chiama anche questa FIP Academy in Italia, quindi è andata nel giro poi del... Com'è andata? È andata bene, cioè si nota anche la differenza. Aspetta. La differenza di ritmo che si ha nelle due categorie, perché la maggior parte dei ragazzi che erano lì facevano l'elite, mentre noi facciamo la silver. E sì, mi sono divertito e questo. Ma hai dato il massimo, come sempre? Sì. Bravo. Bravi tutti e due allora. Edoardo, cioè abbiamo due capitani che possono diventare dei futuri giocatori. Speriamo per loro. Spero per loro. Io ci ho provato, io gli do tutti i miei consigli possibili, gli do i consigli che ho vissuto io, diciamo, tutto quello nella mia carriera da professionista di portatore di borracce. Esattamente. Gli do tutti i consigli possibili, poi saranno loro a prendere spunto oppure a buttarli nel cestino, come può
tu pensa che invece la signora, la signorina Francesca di Dona, ogni volta che prende una palla in mano, perde, come sono esercizio, mi perde sempre in giro, quindi perché? Lo scorso. Ah. E confermo, vedi? Sì, sì. Non c'è, non c'è rispetto dei ruoli. Non capiscono il basket, vuol dire che sono troppo acerbi. Vogliamo dire a Niccolò la tua, il tuo momento migliore o più bello che ti ricordi con la palla in mano? Questa domanda boom, presa, boom, la fresca pensa. Me la devo preparare questa. Ce la devo preparare, tanto questo possiamo tagliare. Tanto Niccolò, io ve lo ricordo che forse non era neanche alto come questo banchetto, non so. Come il cugino che muore, sì, come il cuginetto. Diciamo che rotolava dietro una palla, anzi rotolava tipo tipo l'armadillo, visto l'armadillo tipo sì. Lui era un tutt'uno, lui quando prendeva lo vedevi camminare, ma era un tutt'uno con la palla, era così piccolo che sembrava un tutt'uno con la palla. Sì. Dai, è rimembrato, dai. Allora, a livello di esperienze, anche soprattutto i tornei, quelli che abbiamo fatto a Roma 2 anni fa, Rimini sempre 2 anni fa, Garda, Giulianova. C'è 400 di questi tornei, no? Pure a Lecce. Pure a Lecce. 7 anni. Mamma mia, pieno di esperienze. Quindi sì. Ti porti dentro qualcosa che poi ti servirà per il futuro. Sì. Brava. E la signorina Titona? Tutti i tornei fatti a Ostia, quelli a Firenze, e anche l'ultimo torneo che abbiamo fatto a Roseto, e quello a Giulianova. Che poi tra l'altro, come tu hai ricordato l'armadillo, allora io mi ricordo la prima volta che ho conosciuto la signora Titona, e arriva a allenare e c'è tutto il gruppo femminile e Anna mi disse guarda che ne manca una, che si è smagata la caviglia, però occhio perché è un po' pazzerella, si presenta l'evento dopo in calze dei Golden State, fascetta NBA, e con la fascetta con il gomito, capello lungo e l'allenamento dopo ancora mi tirò una pacca sulla schiena che la metteremo, non se la trovo la metteremo nel podcast. Oggi 4 minuti tutto filmato, tutto filmato. Ciao, e mi accesa video, e questo fu il benvenuto di Francesca Di Dona al sottoscritto. A un piedino, è giusto, andava punito. Certo. Allora va bene, quindi bravi ragazzi. Vuoi dire qualcosa ai vostri coetanei, anzi ai più piccolini, in questo caso Niccolò, per impegnarsi, dare qualche consiglio in più nel basket? Dai, qualcosa. Soprattutto che bisogna dare sempre il massimo anche in allenamento, perché così si riesce ad applicarlo anche in partita, diciamo, e soffri anche di meno il fatto che ti manca il fiato, eccetera. E questo è quello che sto cercando di applicare adesso in allenamento. Ti aiuti con la voce di sì. Francesca, invece, tu ti senti dire qualcosa anche ai più piccoli, a chi ci segue da casa? No, di credere sempre, perché Se non ci credi alla fine non ce la fai. E devi sapere che lei è timida, cioè timida, andando alle gare, perché fuori è diverso. Però lei dico, quando sei in capo al gruppo più grande, quando sei in un gruppo più delle varietà, c'è sempre qualcuno che dice: ma ti dona, dove sta? Oh, ci sta. E quando arriva, no, ad abbracciare. E le sai così di buone. Ah, un po' di gioia. Wow, è allergia. Va bene, allora salutiamo i nostri testatori e se raggiungete più views, visualizzazioni degli altri podcast, vi rinvitiamo. Mi sa che faranno chiudere, ci segnalano il video, mi sa, ci fanno chiudere YouTube. Questi, devi sapere, sono grandi esperti, questi ormai, queste nuove generazioni. Meglio starci alla larga. Tu utilizzi molti social, TikTok, Instagram. Il giusto. Invece devi sapere che Francesca il TikTok guarda come si pulisce una macchina. Già lo sta detto, come si pulisce una macchina. Ma è uscito. Però se lo stai guardando. E poi fa pure il balletto.
E poi favorito favorito, non li fa, no, i balletti. Però li guarda i balletti, li guarda. E soprattutto sente grande musica nel trampolino. Comunque. Jacopo, io farei chiudere la puntata a loro due. Sì. Dai. Se ti devi. Se... sfogatevi, sfogatevi davanti alla telecamera. Ciao. Iscrivetevi. Ciao. Fantastico, fantastico.